Buonasera a tutti e bentornati ai pomeriggi di formazione della FIDAE. Passo la parola a Suor Paola Murru, vicepresidente nazionale, che ci introdurrà nell'argomento di questo incontro. Buon incontro a tutti. Buon pomeriggio a tutti, eccoci qua di nuovo. Sono giornate impegnative, abbiamo avuto già due incontri precedenti, siamo qua in collaborazione, in convenzione e in grande amicizia con la CDO, qui rappresentata dalla dottoressa Paola Guerin, che mi ha delegata a portarvi, nonostante sia presente in aula, ma per abbreviare i tempi, anche i suoi saluti, oltre a quelli della nostra presidente Virginia Calabice, che in questo momento si trova impegnata in una realtà scolastica e non poter, ecco, essere qui tra noi. L'argomento di oggi è un argomento importantissimo perché ci vede coinvolti finalmente, ecco, a dover gestire i contributi PNRR con l'avviso STEM. Il dottor Maffeo e la dottoressa Pallante, che ormai tutti conosciamo benissimo, sono stati molto attivi anche a Didatta a Firenze, aiutando le scuole nel dare delle indicazioni. E oggi sono qui proprio per le procedure di avvio delle attività e per la richiesta di anticipazione di fondi. Preciso che loro saranno anche a disposizione per le scuole che volessero essere seguite per un livello più approfondito. Quindi chiaramente ci sarà una sezione dedicata proprio a questo. Ecco, do la parola al dottor Maffeo e di conseguenza poi loro gestiranno la presentazione. Un caro saluto a tutti e buon ascolto. Grazie, Sor Paola, grazie alla dottoressa Guerin. Come spesso capita, questo incontro lo facciamo a due voci con la dottoressa Pallante ed è specificamente dedicato, come abbiamo visto, proprio a questa fase di avvio del finanziamento, dei progetti finanziati attraverso il PNRR. È una prima in assoluto, nel senso che sono i primi progetti rivolti alla scuola paritaria a valere sui fondi PNRR, quindi ci avviciniamo a questo momento iniziale dei progetti con molta umiltà e altrettanta prudenza, perché molte procedure vengono attuate per la prima volta, e quindi sia noi, mi sentirei di aggiungere anche il Ministero, sta, come devo dire, definendo una strada, una nuova strada, che possa permettere una gestione efficace ed efficiente di questi progetti da parte delle scuole paritarie. Quindi, ripeto, la cautela che sto, esprimendo adesso a voi è la stessa cautela che abbiamo riscontrato nelle interlocuzioni, grazie a Dio, continue, con il Ministero dell'Istruzione, con l'aiuto della Presidente Caladic, con l'aiuto della dottoressa Guerin, affinché si possa creare un tipo di perimetro per le scuole paritarie, per avere una gestione che non riservi sorpresa nella fase di gestione, rendicontazione e soprattutto controllo dei progetti. Quindi va un ringraziamento davvero speciale all'ufficio, all'unità di missione della dottoressa Montesarchio e all'ufficio diretto dal dottor Bollini per la loro davvero grande, grande disponibilità. Voi come di consueto avete una sezione nel piccolo, riquadro di controllo per porre delle domande. Siccome so che le domande sono tante, gli interrogativi che ponete sono tanti, e lo dico sulla base delle email che ci sono pervenute, direi che le domande, poniamole un po' più avanti, perché io credo e penso, auspico e spero che molte delle risposte le diamo già nella fase di illustrazione delle varie procedure e documentazione. Dico di più,
prima di affrontare anche le domande che voi porrete, richiamerò anche alcuni quesiti che ci sono giunti via email, io direi opportunamente, proprio in preparazione del webinar di questa sera. Come sarà articolato questa oretta, oretta e mezza che abbiamo insieme? Ci sarà la prima parte di cui mi occuperò io e che affronterò queste tematiche. La documentazione propedeutica alla presentazione del progetto, la parte più di avvio del progetto, attuazione e modulistica e alcune riflessioni, suggerimenti, informazioni sulla gestione e la gestione barra rendicontazione. In un regime a costi semplificati, che è il regime entro il quale si colloca il progetto che voi avete avuto finanziato in maniera così numerosa. Mentre la dottoressa Pallante ci darà alcune dritte per quanto riguarda alcuni aspetti, banalmente dove troviamo il codice di progetto, ma soprattutto ci darà alcune informazioni per quanto riguarda la fase di gestione di piattaforma aperta, perché voi sapete che la piattaforma non è ancora aperta, ma sarà aperta dopo che abbiamo trasmesso una serie di dati, tra i quali i dati contabili. E i dati contabili sono sicuro che il 99% delle scuole finanziate le hanno già inserito nella fase di presentazione. Nella fase di presentazione del progetto. E quindi io ripeto, confido, ma sono abbastanza certo, anche in considerazione delle piattaforme nelle quali sono entrati, questo dato sulla gestione contabile è stato già trasmesso. Per quanto riguarda questo aspetto, il consiglio che demmo a suo tempo per chi ha seguito i nostri webinar, ma il consiglio, ma è anche un obbligo di utilizzare un conto dedicato, cioè utilizzate per i progetti il conto bancario su cui ricevete finanziamenti pubblici. Perché questo, perché dico un obbligo? Perché in sede di controllo semplifica molto la vita alle autorità competenti, siano esse nazionali, siano esse europee, siano esse giudiziarie. Tenete presente, ma non per fare terrorismo, ma semplicemente perché avete chiaro il quadro e non dovete temere assolutamente nulla se gestiamo e attuiamo questi progetti secondo le regole che condivideremo o che proveremo a condividere oggi, anche della Corte dei Conti europea. In questa fase, i documenti che vi siete trovati sulla piattaforma sono i capisaldi di un finanziamento PNRR, la dichiarazione di assenza di doppio finanziamento. E questo tenetelo ben chiaro, lo dico anche alla luce delle domande che sono già pervenute. Noi non possiamo avere due finanziamenti, sia esso pubblico sia esso privato, per la medesima spesa, per il medesimo costo. Pertanto, i costi che ricadono all'interno del progetto, cioè del finanziamento, delle voci di progetto, non possono essere pagate anche in maniera con altre risorse. E questo significa dichiarazione di assenza del doppio finanziamento. Questa dichiarazione la deve fare il legale rappresentante dell'ente. Tante domande mi sono giunte rispetto alla polizza fideiussoria. Allora, nella guida ai documenti di avvio che vi siete scaricati dalla piattaforma, c'è esplicitamente detto: il Ministero potrà. Il Ministero potrà dare seguito alla richiesta di erogazione dell'acconto di risorse presentata da ciascun ente gestore della scuola paritaria
solo ove sia stata prodotta idonea garanzia fideiussoria pari all'importo dell'anticipazione spettante. Quindi qui rispondiamo a due domande. Uno, la fideiussione è obbligatoria, quindi senza la fideiussione non si può avviare il progetto. Due, l'importo è il 50% di finanziamento che voi vi trovate nella dichiarazione di anticipo, cioè nell'allegato F. Quindi l'importo da garantire è il 50% del finanziamento che voi vi trovate sulla piattaforma. Questo è importantissimo. Come voi sapete, noi abbiamo cercato di trovare un accordo, anzi l'abbiamo trovato un accordo con il broker assicurativo che ha praticato delle condizioni molto convenienti, le abbiamo riscontrato chiedendo a più soggetti di fare un preventivo. Perché? Perché la polizza fideiussoria avrà una durata di ben 20, 44 mesi, cioè dalla data di avvio del progetto sino a 24 mesi dalla conclusione e dalla rendicontazione del progetto. Ora, noi sappiamo che le attività saranno gestite fino al 15 maggio. Se abbiamo qualche difficoltà di rendicontazione, arriveremo al 31 dicembre 2025. Noi le condizioni di fideiussione di polizza che abbiamo concordato con il nostro broker, che trovate le condizioni sul sito della FIDAE nella sezione PNRR materiali, c'è scritto proprio condizioni di polizza, si estende per ben 44 mesi. Allo scadere di 44 mesi la polizza decade. Quindi, altro aspetto importante, la polizza fideiussoria è a completo costo dell'ente gestore il finanziamento. Quindi non può essere inserito né nominalmente inserito all'interno di quel famoso 40% di costo forfettario, ma su questo ci ragioneremo, ci ritorneremo. Vado ancora avanti. Quindi della richiesta di anticipazione abbiamo detto, poi abbiamo dichiarazione sul titolare effettivo dell'ente gestore e qui le dichiarazioni sono due. Abbiamo la dichiarazione che riguarda la dichiarazione che riguarda, vediamo se si apre, il titolare effettivo per quegli enti gestori che sono ascrivibili, che sono riconoscibili come società di capitale. E qui ricordo che nella società di capitale rientrano anche le cooperative sociali, nella misura in cui, e questo è il discrimine, la cooperativa sociale gode di un'autonomia patrimoniale perfetta. Cioè delle obbligazioni dell'ente non rispondono le persone che la rappresentano, ma solamente l'ente in quanto tale. Questa è la differenza sostanziale tra una società di capitale da una che non è di capitale. Rispetto alla società di capitale, ci sono giunte delle domande di alcuni aspetti di inappropriatezza delle domande che sono state poste. Allora, io ricordo che la guida che accompagna questi documenti lì, come devo dire, propone come suggerimento, come traccia di lavoro. Pertanto, se degli aspetti sono non conformi alla disciplina dell'ente dichiarante, voi modificateli pure nella dichiarazione. Non è un problema, ovviamente i dati essenziali che trovate all'interno devono rimanere, ma laddove non sia pertinente lo scrivete, non è pertinente e lo modificate secondo quelle che sono i canoni giuridici dell'ente dichiarante. Ecco, nulla di che. Ci hanno fatto anche una specifica domanda, che cosa va inserita a questo punto dove c'è domiciliato per la carica e qui dovete mettere
semplicemente il domicilio dove diciamo la persona si, come devo dire, riceverà la corrispondenza e quant'altro, il suo domicilio. Spero di essere stato chiaro. Per quanto riguarda invece le persone giuridiche private, e qui credo che siano la stragrande maggioranza dei nostri enti, cioè o enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, oppure altre forme giuridiche riconducibili alla persona giuridica privata, allora in questo caso anche qui non vedo grossi problemi, perché poi ci ritorneremo, ma questo documento va compilato e sottoscritto dal legale rappresentante. Altro aspetto importante, scusate se ritorno indietro, ci è stato anche chiesto chi è il titolare effettivo in una società di capitale, perché ci sono dei criteri specifici. Non dimenticate che questa dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante. Quindi poi all'interno, se ci sono più titolari effettivi, faccio un esempio, persone fisiche che detengono ciascuno più del 25% del capitale, va riprodotta la tabella, ma la dichiarazione è unica ed è fatta dal legale rappresentante. Io chiedo scusa se mi soffermo su questi aspetti eminentemente tecnici, però sono particolarmente importanti, altrimenti costituiscono un blocco per poter andare avanti per le cooperative sociali e quelle in generale società di capitali che devono fare la dichiarazione. Poi c'è la dichiarazione di assenza del conflitto di interesse del titolare effettivo. Anche in questo caso la dichiarazione è in questo caso del titolare effettivo e non del legale rappresentante. Pertanto ogni titolare effettivo indicato nel modello C deve fare questa dichiarazione. Molto semplice, consiglio di firmare tutto con firma digitale. Vado ancora avanti. Dopodiché, una volta che sono stati caricati sulla piattaforma questa documentazione, ci sarà l'obbligo, prima dell'apertura della gestione, di caricare il documento di assunzione al bilancio. Rispetto al documento di assunzione al bilancio, noi come FIDAE e in collaborazione anche con CDO ci siamo permessi e ci permettiamo di suggerire agli enti associati FIDAE a CDO di suggerire una parte della modulistica di attuazione. Questa modulistica di attuazione, ma ci ritornerò alla fine del mio intervento, sarà accessibile a tutti gli associati FIDAE e ai tesserati CDO. CDO lo metterà nell'area riservata degli associati loro. E gli associati FIDAE lo troveranno nella nostra area riservata, ma possono accedervi solo inserendo il codice associato FIDAE. Chi ha difficoltà a trovare il proprio codice associato FIDAE può chiamare qui in sede o scrivere una email qualificandosi come scuola, indirizzo, codice fiscale, ente gestore. E noi manderemo il codice FIDAE qualora non sia riconosciuto. Entrando in quest'area riservata troverete una serie di documenti che adesso andiamo a vedere. Ho detto già sulla dichiarazione del titolare effettivo, mi soffermo solamente sul fatto che per le persone giuridiche private, compresi gli enti ecclesiastici riconosciuti, il titolare effettivo coincide con il legale rappresentante. Ecco, rispetto all'avvio del progetto, anche qui ho inserito alcune indicazioni, anzi alcune prescrizioni, ovviamente, e che rispondono ad una serie di domande che ci sono
che ci sono aggiunte. I percorsi formativi devono essere avviati entro il 1 maggio 2024, quindi deve essere fatto almeno una lezione o delle attività previste della linea A, cioè quella rivolta agli studenti, oppure nella linea B che riguarda il multilinguismo. Su questo io mi attrezzerei per adempiere tutto entro il 1 maggio, perché non siamo affatto sicuri che ci possa essere una proroga, anzi non ne parlerei proprio di proroga, perché già siamo in ritardissimo, che brutto termine, nell'avvio del progetto. Inoltre, altra domanda importante, ma che alcuni hanno sollevato, ma io nelle more dell'elaborazione dei documenti e del caricamento in piattaforma posso avviare le procedure, ad esempio, di selezione del personale formatore e del tutor e l'organizzazione dei gruppi di lavoro? Certamente sì. Perché all'articolo 4 dell'accordo di concessione si dice esplicitamente: le attività indicate dettagliatamente nel progetto si intendono avviate dal soggetto attuatore a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo di concessione. Quindi noi possiamo, contestualmente a tutto il lavoro di preparazione dei documenti, attivare anche le procedure di selezione, perlomeno della prima attività che noi dobbiamo attivare entro il primo di maggio. Altra domanda. I religiosi, e qui molte scuole me lo hanno chiesto, che hanno come ente gestore una congregazione religiosa oppure una parrocchia, nel caso del sacerdote, possono svolgere attività all'interno dei progetti finanziati come formatore tutor, ma io aggiungerei anche come team di progetto. Ma certamente sì, certamente sì. L'unico suggerimento che ci sentiamo di dare, ma per un motivo soprattutto precauzionale, che nasce dall'esperienza di lavoro con i fondi europei, ma non solo, ma anche con i fondi nazionali, è che i religiosi è bene trattarli come soggetti esterni alla scuola, nel senso che andiamo a fare un tipo di selezione, e poi se avremo tempo vedremo anche il modello che abbiamo preparato, e considerando se dobbiamo fare la selezione di un formatore, emaneremo un avviso rivolto a professionisti esterni e la suora, come almeno altri due professionisti, si candiderà a questa selezione, e avendone i requisiti previsti nell'avviso di selezione, potrà svolgere tranquillamente l'incarico di formatore e di tutor. Altra domanda, ci sono particolari procedure per la selezione dei fruitori delle attività di progetto? Traduco, devo fare delle procedure particolari per selezionare gli allievi oppure i docenti che partecipano ai corsi di formazione linguistica? Assolutamente no. È proprio consustanziale all'autonomia della scuola paritaria e alle norme che ne regolano il funzionamento, che voi scegliate le classi, i gruppi, e le persone che possono partecipare al progetto. Tenete presente all'attività al percorso. Tenete presente però che dovete attenervi a quello che avete dichiarato in sede progettuale, cioè dovete far riferimento all'ordine di scuola, alle tipologie di scuole che avete indicato a livello di proposta progettuale. Facciamo ancora un passettino avanti. La modulistica che abbiamo, è il terzo punto che andiamo ad affrontare questa sera insieme, che abbiamo preparato e che mettiamo a disposizione in quest'area riservata FIDAE CDO, abbiamo preparato questi moduli che vanno dall'attestazione di bilancio della scuola, che abbiamo visto precedentemente, alla dichiarazione di avvio del progetto, all'avviso di selezione degli esperti,
sono tutti dei modelli e sono dei suggerimenti che ciascuna scuola, in tutta sincerità, potrà, sincerità, ma sempre conformemente all'avviso e alle istruzioni operative date dal Ministero, potrà personalizzare secondo le proprie esigenze. Ho cercato anche di definire, in base alle diverse procedure, quale parte della modulistica dovete prendere in considerazione. Allora, all'avvio sicuramente l'attestazione di bilancio della scuola. Auspichiamo che questa attestazione di bilancio della scuola apra in automatico la piattaforma. Purtroppo ancora non è dato sapersi, però dovrebbe essere in automatico, altrimenti sarà davvero complicato avviare le attività, diciamo, come devo dire, prima del primo maggio. Altro aspetto molto importante che potete fare già da adesso, mi raccomando, come avveniva per il PON, fate una targhetta che mettete davanti alla scuola e noi vi diamo o suggeriamo un form da poter utilizzare. Come per la pubblicità è anche importante fare una dichiarazione di avvio progetto in cui andate ad inserire all'interno di questa dichiarazione, ma stasera non abbiamo il tempo di vederla una per una, ma probabilmente appena si aprirà la piattaforma faremo un nuovo webinar dedicato a questi aspetti e attivate una sezione dedicata sul sito nella bacheca della scuola e inserite questa dichiarazione di avvio. È un obbligo, la pubblicità e la disseminazione nei finanziamenti europei è un obbligo. Andiamo alla parte un po' come devo dire, che insomma, direi quasi strategica rispetto a questo tipo di finanziamento, cioè la selezione del personale, formatore e tutor. Noi abbiamo preparato un avviso di selezione e l'abbiamo chiamato avviso selezione esperti tutor. Vedrete quando scaricherete questi documenti nell'avviso selezione esperti tutor, dovete indicare se è rivolto all'esterno la selezione, cioè a soggetti esterni o a soggetti interni. Fermo restando il discorso dei religiosi, il nostro consiglio è di lavorare con, diciamo, di privilegiare, ma lo dice anche il Ministero, i nostri collaboratori interni, i nostri dipendenti nella scelta dei tutor e degli esperti. Più avanti in questo intervento ci soffermeremo anche sul discorso di come avverrà la retribuzione. Dopodiché, a fronte dell'avviso, chi intende candidarsi deve produrre una domanda, deve fare una domanda di partecipazione e consegnare alla segreteria della scuola. Alla domanda di partecipazione ovviamente deve allegare il proprio curriculum vitae, perché la selezione avviene sulla base del curriculum vitae per titoli e per esperienza. È chiaro, questo sono un po' i criteri che noi suggeriamo di utilizzare nell'avviso di selezione. Ripeto, apertissimo a qualsiasi vostra poi personalizzazione. Dopodiché abbiamo preparato anche un verbale di selezione, cioè a seguito della presentazione delle domande di partecipazione, ci sarà un verbale. Quanti sono i giorni di apertura dell'avviso e quindi per poter presentare la domanda? Noi consigliamo 7 giorni, non andrei al di sotto dei 7 giorni. Ecco perché io mi muoverei subito nell'emanare l'avviso per la selezione di esperti e tutor. L'avviso di selezione può essere un avviso anche rivolto a più attività, cioè a selezionare esperti e tutor per più attività. Una volta che noi abbiamo selezionato attraverso un verbale l'esperto e i tutor, abbiamo impostato un contratto di prestazione opera per gli esterni, una lettera di incarico aggiuntivo per il personale interno. In entrambi i casi bisogna, diciamo, allegare al contratto la dichiarazione di inesistenza di incompatibilità. Questi sono tutti i modelli che abbiamo organizzato e che metteremo a vostra disposizione. Importante,
Il personale interno deve fare o può svolgere attività all'interno dei progetti PNRR solamente in orario fuori dall'orario di lavoro. Quindi lo fa o nella giornata di riposo, oppure se lo fa, deve dimostrare il recupero di queste ore, di queste ore svolte. Cioè deve essere attività fatta al di fuori del normale orario di lavoro. Sulla modalità di pagamento che deve avvenire, scusate, qui riprendo anche un discorso fatto per chi era presente a Didacta, perché purtroppo col Ministero l'interlocuzione è stata continua e anche le loro posizioni, alle luci di quello che diceva all'inizio, cioè che è una cosa nuova anche per loro, e lo hanno candidamente ammesso e anche direi in maniera onesta. Per il personale interno il pagamento deve essere riconosciuto per il principio di omnicomprensività fiscale all'interno della busta paga. Poi sugli importi li vedremo dopo. Per quanto riguarda invece i gruppi di lavoro, anche qui noi abbiamo proposto un documento di designazione dei componenti del gruppo di lavoro. Parlo di designazione e non di avviso. Richiamo la vostra attenzione su questo aspetto, perché i gruppi di lavoro in qualche modo devono rispondere a quelle che sono a quello che è il progetto educativo, il piano dell'offerta formativa della scuola. Intervenire con selezione, a nostro giudizio, si cozza un po' con questi, insomma, si va a cozzare un po' con questi principi, però anche queste persone, una volta designate sulla base dei curricula, e quindi i curricula devono essere accompagnati a questo documento, devono assolutamente, come devo dire, avere anche loro, se sono interni, e io auspico che siano molti interni, ma sicuramente ci può essere necessità di un supporto di esperti esterni. Devono essere incaricati, quindi o con contratto di prestazione d'opera o con lettera di incarico aggiuntivo. Dopodiché, vedete, gli ultimi due aspetti sono, diciamo, per l'attività che svolge il gruppo di lavoro, bisogna documentarlo. Si fa o con report personali oppure con verbale di riunioni di gruppo. Anche in questo caso vi abbiamo proposto, diciamo, una modulistica. Andiamo un po' sull'aspetto, diciamo, gestionale. Per quanto riguarda l'aspetto gestionale, tenete presente che in linea generale noi dobbiamo conservare i progetti che originano la prestazione, quindi contratti, lettere di incarico, avvisi di selezione e quant'altro. La dimostrazione dell'avvenuta prestazione, cioè i registri delle presenze firmati dal formatore e dal tutor, i registri di attività individuale, eccetera, e soprattutto il raggiungimento delle milestone e dei target. Voi sapete meglio di me, ormai siete diventati bravissimi, che le milestone afferiscono agli aspetti procedurali. E i target invece, cioè mantenere, fare, raggiungere dei risultati entro un certo termine, invece i target sono il numero di persone che noi andiamo a coinvolgere. E mi raccomando, rispettate il numero che avete dichiarato in fase progettuale. Questo è un must. Pertanto, se avete dichiarato 12 partecipanti, io credo che non ci possano, che non ci siano problemi se ne inserite almeno 15, anzi consiglio di inserirne di più perché in caso di assenze il target di 12 sarà comunque sempre rispettato. Ovviamente mi riferisco alle attività, ai percorsi STEM per gli studenti. Altro elemento, gli obblighi di conservazione. Mi raccomando, conserviamo in maniera organizzata in un fascicolo di progetti in forma digitale o in forma originale, in forma originale, i documenti che afferiscono al progetto, dall'avviso alle istruzioni operative, a tutti quanti gli incarichi, al formulario che vi dovete stampare e conservare. La conservazione deve durare almeno 5 anni successivi al saldo e per importi fino a 60.000 euro, 3 anni successivi al saldo. Vado ancora avanti.
Per quanto riguarda la tipologia di costi che sono stati, previsti all'interno di questo avviso e all'interno dei progetti finanziati, noi abbiamo un mix di tipologie di costi che sono tutti riconducibili, e iniziamo a familiarizzare con questi aspetti perché ce li troveremo anche nel programma nazionale, cioè gli avvisi sui fondi strutturali che stanno per uscire, nelle opzioni semplificate di costo, opzioni di costo semplificate, le OCS. In questo caso, nell'ambito dell'avviso STEM, noi abbiamo unità di costo standard per il formatore e del tutor, nel senso che il formatore costa X euro all'ora, il tutor costa Y euro all'ora. Dopodiché il mix è con i costi forfettari, perché il 40% dei costi diretti, che sono le unità di costo standard, sono, diciamo, vanno a confluire in questo calderone del 40% dei costi indiretti. Adesso ci arriviamo pure a definire o a precisare meglio i costi indiretti. Sto correndo un po' perché il tempo loro, insomma, è un po' tiranno, e non voglio assolutamente togliere spazio alla dottoressa Perlante perché affronto un ambito altrettanto importante. Quindi i costi all'interno di un progetto STEM sono diretti e riguardano il personale, formatore, esperto, tutor, compreso i gruppi di progetti, e i costi indiretti. Andiamo adesso, entriamo un po' nello specifico. Questa tabella la conoscete benissimo e la conoscete meglio di me, perché sono le unità di costo standard, vedete le UCS, queste qua, che definiscono il costo per ora di formazione sia del docente sia del tutor. Per quanto riguarda allora il personale esterno e il personale interno, l'importo che voi andrete a riconoscere può essere massimo 79 euro. Se nel legittimo accordo tra privati, ma anche tenendo conto della natura del mercato, voi concordate un importo, per esempio, con un esterno di 50 euro ad ora, ed è quello che andrete ad inserire nel contratto. Ah, scusate, tenete presente che questi importi sono omnicomprensivi, cioè contengono in esso sia il compenso netto, ma anche tutti gli oneri accessori. Quindi 79 euro è il costo aziendale, eh? Questo tenetelo sempre presente. Però nel caso in cui con un formatore esterno voi concordate 50 euro costo ora, che per alcuni ambiti, alcune materie è assolutamente in linea con i prezzi di mercato, il progetto riconosce alla scuola sempre 79 euro. 29 euro, e lo dico, come devo dire, in maniera esplicita e trasparente, sono assunti alla gestione della scuola. E non c'è nessuno, quindi è un comportamento assolutamente legittimo. Lo stesso vale per il tutor. Faccio un piccolo approfondimento per quanto riguarda il personale interno. Voi vedrete che all'interno della lettera di incarico aggiuntivo del personale interno, noi proponiamo due opzioni relativamente al compenso del personale interno. La prima opzione che si può scegliere è di pagare il compenso previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro più lo straordinario, perché si tratta poi di attività aggiuntiva rispetto al normale orario di lavoro. Sicuramente non raggiungente i 79 euro, però è un compenso assolutamente legittimo e riconoscibile. Ancora in questo caso, la differenza tra 79 e il costo aziendale del dipendente sono acquisiti, è acquisito alla gestione della scuola. Potete fare anche una scelta diversa, nel senso che col dipendente per le ore aggiuntive concordate un importo diverso.
In quel caso, l'importante è che il costo, uno, lo inserite nel contratto, ma lo dovete mettere anche nell'avviso, ovviamente, come andate a retribuire alle persone. E l'altra cosa fondamentale è che per i dipendenti, qualunque tipo di compenso o retribuzione va inserita in busta paga. Lo ripeto, va inserita in busta paga con indicazione separata rispetto all'estero, al resto dei compensi previsti, richiamando il codice il progetto e inserendo, se riuscite, sia il codice progetto sia il codice CUP. Questo tipo di impostazione vale per tutte le forme di retribuzione del personale che voi avete previsto. Prima di arrivare al 40%, però, voglio soffermarmi su un aspetto particolare, perché giustamente alcune scuole intendono, e alcuni lo hanno già esplicitato nella proposta progettuale, conferire un incarico a persone giuridiche. Cioè, conferire io la docenza nell'ambito del percorso STEM la do all'Associazione Didattica Digitale, ecco, per richiamare un nome. È una cosa che si può fare? Sì. È una cosa che noi consigliamo? No. E cerco di argomentare anche il motivo per cui noi lo sconsigliamo. Uno, perché esplicitamente il Ministero dell'Istruzione, come devo dire, riconosce che, insomma, ecco, non lo sollecita, o perlomeno non lo consiglia, diciamolo in questi termini. E noi abbiamo fatto nostro questo consiglio, tant'è vero che, non so se ricordate, l'abbiamo dato anche per il PON. E guarda caso, nell'ambito PON, i progetti maggiormente controllati dal Ministero, quindi non solo un controllo di primo livello, ma anche un controllo di secondo livello, sono stati quei progetti in cui alcuni incarichi sono stati dati a enti giuridici. Ma detto questo, siccome la scuola è sovrana nelle proprie scelte, il consiglio che do è che fate molta attenzione. Quindi elaborate con la massima attenzione sia l'avviso dedicato a persone giuridiche, acquisendo tutte le dichiarazioni, sia di titolarità effettiva, sia di conflitto di interesse delle aziende a cui andate a conferire l'incarico, mi raccomando, e che nella scelta e nel conferimento dell'incarico siate molto attenti e super precisi, anche in maniera maggiore rispetto a quelli che noi abbiamo indicato nell'avviso, nei criteri di selezione. Quindi io più di questo, noi più di questo non ci sentiamo di dire, e quindi insomma ci fermiamo qui. Peraltro, come ho detto all'inizio, noi insomma abbiamo un livello di collaborazione molto buono col Ministero. Diamo una serie di consigli, addirittura vi proponiamo una serie di modelli, però sappiate che gli unici soggetti che fanno fede in maniera sono le risposte del Ministero. Pertanto, se voi avete un qualsiasi dubbio, attivate un ticket, non, insomma, che formulati in modo che vi possono dare delle risposte che non siano evasive, però quello è l'ambito, come devo dire, a cui rivolgersi nel caso in cui i nostri suggerimenti, le nostre indicazioni non vi soddisfino. Arriviamo al 40, a quel famoso 40%. Allora, a domanda specifica sul 40%, il Ministero ha risposto in questo modo, quindi questa è una risposta ufficiale. Le unità di costo standard, abbiamo visto che quelli coprono i costi del personale formatore. Inoltre, il tasso forfettario del 40% sull'UCS può coprire i costi necessari per lo svolgimento del percorso formativo.
Spese di gestione del corso, di acquisti di testo, materiale di consumo per la didattica, di noleggio, quindi non di acquisto eventuali attrezzature didattiche, calcolate sulla durata effettiva di utilizzo per il percorso. E qui va chiarito una cosa. Il Ministero non, allora, il Ministero può chiedere, facciamo una sorta di un caso concreto. Vi è un controllo di secondo livello presso una nostra scuola e si chiede, dice, ma tu come hai impiegato questo 40%? Questo 40% io l'ho impiegato, ci sono state le spese di utenza, c'è la portineria. Ho acquistato materiali di consumo, ho noleggiato attrezzature. Voi dovete produrre documenti di spesa corrispondenti a quel 40%? No, no. L'opzione semplificata di costi è un'opzione in cui non è prevista la consegna di documenti giustificativi. Si può arrivare ai documenti giustificativi solo se il Ministero, come devo dire, delle fondate o dei fondati motivi che ci possa essere una truffa in corso. Altrimenti non può chiedere questi i documenti giustificativi e di spesa. Quello che vi può chiedere è una relazione su come avete speso questo 40%. Se ci dovessero essere delle situazioni in cui vi chiedono documenti di spesa rispetto a questi aspetti, vi pregherei di segnalarcelo perché in proposito, si è più volte pronunciato sia la Corte dei Conti europei, ma anche la Corte di Cassazione italiana, che l'opzione semplificare dei costi è proprio un'opzione che è volta al conseguimento di risultati e a non, come devo dire, avere un approccio sul tipo dei costi reali. Tant'è vero che, e qui vedete, io ho riportato diciamo le operazioni di controllo che avvengono in un sistema di costi standard. Il controllo è volto prioritariamente a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi, le procedure di selezione adottate, la presenza in classe dei frequentanti e dei formatori. È possibile effettuare i controlli in itinere ove possibile presso la sede del beneficiario in corso di formazione e senza preavviso sulla base del calendario del percorso formativo. Quindi il controllo è volto semplicemente a far sì e a controllare che il corso si è tenuto, che i registri ci sono, che le firme ci sono, che i ragazzi hanno partecipato, che gli attestati ci sono. Ecco, spero di aver trasferito, come devo dire, questa impostazione relativamente ai costi standard. Andiamo avanti. Io mi avvio alla conclusione, spero di essere stato chiaro, però sicuramente se qualcosa è sfuggita, insomma, risponderemo poi dopo l'intervento della dottoressa Vallante alle varie domande. Ma io chiudo con queste informazioni. Noi abbiamo un'assistenza rivolta a tutti gli associati FIDE e CDO, quindi attraverso il telefono e attraverso anche questa email che l'abbiamo utilizzata per i PON, ma adesso la riconvertiamo a PON 2022, cioè la FIDE.it. Vi preghiamo, se possibile, di non scrivere più a Pronto Fida e che ormai è satura perché ci arriva davvero di tutto. Quindi per il PNRR vi pregherei di farvi una fotografia di questa slide, ma poi questa slide la metteremo sul sito e scrivere a questa mail. Anche nel caso voi siete interessati ad un'assistenza di secondo livello. Che cos'è questa assistenza di secondo livello che si svolge sulla base di un piccolo, di un piccolo rimborso spese perché coinvolgeremo dei consulenti su questo aspetto, sarà un'assistenza personalizzata con email dedicata, con numero di telefono dedicato, con incontri personalizzati su singoli aspetti, e inoltre con uno sportello online, di 3 ore a settimana in cui le scuole che faranno assistenza di secondo livello possono liberamente rivolgersi.
Dopodiché questo webinar sarà inserito sul sito FIDAE. E infine ricordo che la modulistica che è stata richiamata in questo intervento sarà inserita sempre nell'area riservata CDO per i tesserati CDO, invece quelli FIDAE lo troveranno sul sito della FIDAE nella sezione PNRR, ma dovranno inserire il codice associato. Io vi ringrazio dell'attenzione, sono andato, Marilisa, scandalosamente oltre i termini, però spero che sia, come devo dire, tempo ben speso. Lascio a te la parola e l'intervento. Assolutamente sì, no? Anche perché dovevamo affrontare que tutti questi temi e io cercherò di essere più veloce possibile, fermandomi su tutti gli aspetti importanti in maniera tale che dopo diamo il tempo per le domande. Allora, noi andremo a vedere direttamente la piattaforma sia in attuazione sia nelle procedure. E quindi andremo a vedere nello specifico questi due aspetti e entreremo proprio all'interno di una piattaforma. Per adesso siamo entrati ancora in una piattaforma di una scuola statale perché ancora le scuole paritarie non hanno aperto la piattaforma per la presentazione della fideiussione, contiamo di farlo il prima possibile. Abbiamo riportato questa mappa importante della piattaforma PNRR che sicuramente voi conoscete benissimo, ma dobbiamo attenzionare molto le comunicazioni che sono presenti sulla piattaforma. L'ultima comunicazione è quella del 28 marzo, perché magari non giunge la comunicazione, arriva nello spam, quindi è preferibile, visto che adesso siamo in gestione di un progetto importante, attenzionare sempre le comunicazioni nella pagina principale. Cosa andiamo a vedere adesso? C'è cioè in questo momento la scuola paritaria che cosa vede? Allora, abbiamo depennato tutti i dati sensibili di questa scuola. Qui sulla videata in alto a sinistra troviamo il titolo e il codice locale di progetto, molto importante per poterlo inserire nella documentazione di avvio che abbiamo ricevuto. Quindi abbiamo il titolo, abbiamo il codice meccanografico della scuola beneficiaria e abbiamo finalmente in automatico inserito anche il CUP. Nella parte centrale vediamo i documenti per l'avvio. Cliccando sui documenti, noi abbiamo la possibilità di vedere quali sono i documenti e che cosa dobbiamo fare e come dobbiamo procedere. I documenti sono stati proposti così come li vediamo all'interno della piattaforma, quindi abbiamo un'eventuale ulteriore documentazione da inserire. Abbiamo successivamente l'allegato C o l'allegato D da inserire. Abbiamo l'allegato E. Abbiamo successivamente l'allegato A, l'allegato B della garanzia fideiussoria, la richiesta di anticipazione, l'allegato F. Andremo a fare il salvataggio e a inviare la documentazione. Lo step successivo sarà quello di inviare, di inserire la messa in bilancio all'interno della sezione successiva, sia i documenti di avvio che la messa in bilancio. Arrivati a questo punto, il nostro progetto da autorizzato passerà a in corso, quindi sarà in giallo e qui, come vedete, noi ritroviamo sempre il codice locale di progetto, che è uguale per tutte le scuole fino ad un certo punto, poi dalla P in poi si personalizza. Quindi, in questa sezione che cosa vediamo? Allora, in questa sezione noi abbiamo ancora per tutte le scuole paritarie l'attuazione, le procedure, la rendicontazione e i pagamenti ancora in grigio chiaro, non sono passati in blu perché non abbiamo ancora inserito la messa in bilancio, la piattaforma non si è sbloccata e ogni funzione è propedeutica alla successiva. Quindi faremo prima l'attuazione, faremo le procedure, faremo la rendicontazione e i pagamenti. Oggi andremo a vedere nello specifico l'attuazione e le procedure. Allora, sinteticamente, qual è il flusso di lavoro che la scuola deve seguire per poter arrivare ad una corretta gestione del progetto?
aspetto, inserire i documenti di avvio che abbiamo parlato prima, la messa in bilancio, la fideiussione, compilare il cronoprogramma che abbiamo qua, inserire poi il personale di progetto che lo troveremo successivamente, inserire i partecipanti, aggiungere l'edizione, quindi gestire l'edizione e quindi le lezioni, registrare la presenza dei formatori e dei partecipanti, completare le lezioni e alla fine, quando verranno concluse, possiamo andare a chiudere il percorso di edizione. Quindi vi abbiamo riportato com'è il flusso di lavoro. Nel cronoprogramma, e qui abbiamo riportato un cronoprogramma di una scuola statale, abbiamo la data di inizio prevista e di fine previsto in automatico di default perché l'abbiamo inserito in fase di progettazione. Nelle prime due colonne noi andiamo ad indicare le date di inizio previste e fine previsto, poi le date di inizio effettivo e quella di chiusura effettiva. Queste righe probabilmente cambieranno, però possiamo tenere in considerazione che abbiamo gli avvisi, gli inserimenti dei contratti e quant'altro. Facciamo salva e andiamo nella fase successiva, altrimenti non si sblocca lo step successivo. Entriamo nella fase dell'attività, quindi siamo in attuazione, abbiamo visto il cronoprogramma, adesso vediamo l'attività. Quando entriamo nella videata dell'attività, noi ritroviamo di default l'attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento, il tutoraggio e il multilinguismo. Quindi, e in automatico ritroviamo questo. Ritroviamo però che cosa? Anche aggiungi edizione. Molto importante perché noi dovremo aggiungere mano a mano tutte le edizioni delle attività che abbiamo inserito in fase di progettazione. Aggiungiamo l'edizione e che cosa troviamo? Troviamo in crea edizione, informazioni generali, personale di progetto, partecipanti e registro. Quando entriamo nelle informazioni generali, noi dobbiamo inserire, troviamo allora la linea di intervento, quindi dobbiamo scegliere nel menu a tendino la A o la B, l'attività che noi andiamo a fare e quindi l'attività sono i percorsi di STEM, di orientamento, di multilinguismo per gli alunni o multilinguismo per gli insegnanti, il titolo dell'edizione. Abbiamo anche qui un codice di edizione, in automatico ci riporta il titolo. Se volete, potete editare anche un titolo specifico per questa edizione. Idem per la descrizione, di default ritroviamo già quello che è stato inserito all'interno del formulario. Se abbiamo desiderio di aggiungere ulteriori contenuti o specificità, possiamo editare qui ulteriori aspetti per la descrizione. Quindi abbiamo la data di inizio, la data di fine, la durata dell'edizione e i partecipanti. Andremo quindi a fare salva edizione. Abbiamo inserito quindi le informazioni generali. Adesso andiamo ad inserire nello specifico chi lavorerà all'interno di questa edizione. Quindi dovremo andare ad inserire le informazioni del personale di progetto, andando ad inserire i dati anagrafici, quindi codice fiscale, cognome, nome, qualifica professionale. E questo ci permetterà di registrare e aggiungere quindi il personale nel pulsante in basso a sinistra della videata. Aggiungendo quindi il personale, però dobbiamo andare a vedere nello specifico, aggiungendo il personale, poi aggiungeremo anche gli alunni, però qui ci siamo soffermati un attimo con il dottor Maffeo per farvi vedere un po' le funzioni che il personale coinvolto all'interno del progetto può espletare. Sicuramente il legale rappresentante è quello che può svolgere tutte le attività. Il colore viola lo troveremo in tutte le attività, tranne nella sezione della registrazione delle presenze, che è di competenza del tutor e dell'esperto. Viene nominato anche un organizzatore e l'organizzatore insieme al DS ha molte funzioni attive.
Quindi vediamo l'assunzione a bilancio, è possibile farla da tutte e tre le figure più importanti, legale, rappresentante, organizzatore, formatore, team, dirigente scolastico, la compilazione del cronoprogramma, idem, il personale di progetto, idem, l'inserimento dei partecipanti, idem. Un'aggiunta del percorso e dell'edizione, quindi la creazione dell'edizione può essere fatta da tutte e tre le figure professionali, la pianificazione delle lezioni e degli incontri, qui vediamo l'aggiunta dell'esperto e del tutor perché possono subentrare loro in questa fase. La fase successiva è quella della registrazione delle presenze dei formatori, dei tutor e del team, che è specificatamente del formatore, esperto e tutor. La registrazione dei partecipanti possono farlo tutti, il completamento delle lezioni possono farli tutti, la chiusura del percorso può essere fatta unicamente dal legale rappresentante. Quindi ritorniamo di nuovo nella Lisa, piattaforma. scusa se ti interrompo. Io richiamo l'attenzione sull'aspetto, non so se puoi tornare sull'aspetto dell'organizzatore, perché abbiamo avuto alcune domande rispetto, dice, ma io ho il legale rappresentante che tanti step non riesce a farlo perché è in giro per il mondo o perché non è in sede. Tenete presente che nell'individuazione e nella del personale potete inserire un organizzatore. Mi riferisco al responsabile amministrativo, mi riferisco ad una persona che ha un ruolo di direttore, di amministratore. Il legale rappresentante può conferire il ruolo di organizzatore. E come vedete dalla slide che gentilmente la dottoressa Vallante ci sta facendo vedere, l'organizzatore può svolgere quasi tutte le attività. Marisa, cortesemente, se scordi ancora, che sono previste. Vedete, salvo la chiusura del percorso e dell'edizione che deve farlo il legale rappresentante. Quindi anche questa è una risposta ad una domanda che ci è stata rivolta. Scusami, Marisa, per No, no, l'interruzione. assolutamente, perfettissimo. Allora, ritorniamo quindi agli alunni. Abbiamo visto prima l'inserimento del personale di progetto. Qui abbiamo l'inserimento dei partecipanti, quindi gli alunni che parteciperanno alla nostra attività con il codice identificativo, cognome, nome, fascia d'età. Può essere fatta anche in maniera massiccia attraverso dei file Excel e andiamo nella fase successiva. Allora, in questa fase successiva vi stiamo facendo vedere il registro e il calendario. Allora, sulla videata a sinistra noi abbiamo un registro, molto semplicemente richiama ad un registro, ad un calendario Google, quindi basta cliccare sull'ora per registrarla, quindi è molto semplice, andiamo a fare il salvataggio e l'attività è avviata. Successivamente andiamo a registrare la presenza dei partecipanti, quindi degli alunni, e del personale del progetto. Nello specifico, il tutor inserisce le presenze degli alunni, il tutor e l'esperto spuntano la presenza quotidiana, quindi le attività devono essere registrate quotidianamente sulla piattaforma e non sul registro cartaceo, non l'abbiamo, abbiamo tutte le attività all'interno della piattaforma. Il legale rappresentante e o l'organizzatore, quindi mi collega a quello che ha detto il dottor Maffeo poc'anzi, validano le presenze entro la mezzanotte. Abbiamo cura di fare questa operazione quotidianamente, altrimenti dobbiamo comunicare il motivo del ritardo e su questi aspetti sono molto molto rigidi. Allora, qui abbiamo quindi il registro, molto semplice anch'esso. Il registro è possibile visualizzare i dati secondo queste due modalità che abbiamo riportate sopra.
attraverso il calendario, quindi abbiamo proprio un calendario delle attività dove noi andremo a inserire la data e a inserire le presenze, oppure attraverso l'elenco che è riportato nella barra qui a destra. Nello stesso tempo, noi abbiamo analizzato la fase dell'attuazione, quindi l'inserimento delle procedure, cioè l'inserimento del personale, l'inserimento degli alunni e il registro. Noi dobbiamo fare contestualmente, parallelamente, l'associazione del personale e degli alunni. Cioè, una volta che avremo inserito noi il personale, dobbiamo associarlo anche all'edizione X o Y, così anche gli alunni. Quindi potrebbe essere che un esperto inserito possa essere associato a più edizioni e la stessa cosa vale per gli alunni. Una volta inseriti, possono essere associati a più edizioni. Andremo a fare sempre il salvataggio in bozza dei dati che andiamo ad inserire, completa e salva. Questa è l'ultima slide, però non abbiamo affrontato questo aspetto perché è ancora molto prematuro per poter parlare di rendicontazione, perché poi dovremo approfondire ulteriormente, sicuramente con altri webinar, sia la fase di attuazione sia la fase delle procedure. Io con questo ho finito, ho cercato di essere il più veloce possibile per dare la possibilità alle scuole di poter fare le domande. Grazie. Perfetto, Marisa, puoi anche se desideri togliere la condivisione e che ci avviamo ad esaminare insieme le domande che ci sono state poste, Marisa. Due aspetti, due comunicazioni se volete. La prima, i modelli che abbiamo creato proprio alle luci della prudenza che richiamavo all'inizio dei nostri interventi saranno disponibili sulla piattaforma a partire da lunedì. Quindi con la dottoressa Guerin li abbiamo anche condivisi nuovamente, ma saranno disponibili da lunedì per motivi proprio di qualche ulteriore approfondimento che bisogna fare. L'altro aspetto, ed è fondamentale quello che diceva la dottoressa Pallante, in effetti la rendicontazione è l'aspetto più semplice di tutta la gestione di questo progetto, perché i progetti, come avveniva anche per il PON, la rendicontazione la fate strada facendo. Cioè, se voi fate correttamente l'inserimento dei documenti di avvio, fate correttamente, con particolare attenzione, tutte le procedure di selezione, i contratti. Se gestite correttamente le registrazioni di cui parlava la dottoressa Parlante, la rendicontazione si risolverà in un click. Dovete firmare e ricaricarla. Quindi questa è la differenza fondamentale tra una gestione a costi reali e una nel quadro delle opzioni semplificate di costi. Perché qui la rendicontazione la fate nel quadro dello svolgimento delle attività. È vero che richiede un po' più di impegno, però ripeto, la parte di chiusura si risolverà in un clic. Ma ora corriamo subito alle domande che ho visto, ce ne sono parecchie. Marlisa, ti pregherei di intervenire per quelle che ritieni opportuno integrare. Allora, sarà disponibile la registrazione del webinar? Certamente, l'ho detto all'inizio, sarà sul sito della FIDAE appena i tecnici lo renderanno disponibili. Seconda domanda da Anna Chiara Ziviani. Fra le attività progettuali proposte nel PNRR abbiamo inserito un GREST in lingua inglese che l'anno scorso era stato a pagamento. Ora, visto che quest'anno il GREST verrà realizzato con i fondi del PNRR, dovrà essere per forza totalmente gratuito? No, questa è una domanda un po' tendenziosa. Allora, se voi pagate, allora faccio un esempio per cercare di dare una risposta che sia
come devo dire, corretta. Se voi fate questo percorso e il formatore lo pagate con il progetto PNRR, certo non potete dire alle famiglie di integrare questo tipo di iniziativa. Ma se, ad esempio, ci sono dei costi per il trasferimento col bus, perché andate a fare una gita in un determinato luogo, oppure c'è qualcosa che non è previsto all'interno del percorso, in questo caso certamente si potrebbe chiedere un'integrazione alle famiglie. Spero di essere stato chiaro. Sarà possibile ricevere la presentazione che sta utilizzando il dottor Maffeo? Certo, l'abbiamo detto prima, sarà caricato nell'area riservata della FIDAE e anche sul sito del CDO. Tutti gli allegati, tranne la fideiussione, devono essere impostati su carta intestata dell'ente. Certo, tutto quello che attiene all'ente gestore, alle scuole beneficiarie dei finanziamenti, sì. Iniziare i percorsi formativi entro il 1º maggio 2024, ci scrive Giovanni Sanfilippo, vuol dire iniziare prima dell'apertura della sezione di gestione in cui si dovrebbero inserire i dati dei moduli. No, non necessariamente. Noi abbiamo visto nel nostro intervento che una volta che avete inserito, che avete caricato i documenti di avvio e avete inserito l'attestazione di assunzione al bilancio, la piattaforma dovrebbe aprirsi automaticamente. Se non si apre, ci sentiamo e solleciteremo, però abbiamo detto, noi cerchiamo di far partire almeno un percorso formativo, intendo dire una lezione, entro il 1º maggio, facendo una strada parallela. Da un lato io chiedo la fideiussione e incalzo la banca o l'assicurazione di rilasciarli in tempi contenuti e il nostro broker già sta lavorando su un centinaio di fideiussioni. Ma dall'altro lato metto subito in campo le procedure di selezione in modo che io non appena carico i documenti posso avviare almeno la prima lezione. Le attività di progetto possono essere modificate? Mi sembra proprio di sì, Marilisa, se per modifica si intendono le date, gli orari, prima ovviamente che ci sia la Sì. lezione. La mia scuola non ha necessità dell'anticipo del 50%, scrive Vittorio Bonati. Cosa devo avviare entro il 1º maggio? Dato che il progetto sulle due classi della scuola primaria inizierà il 15 e no, non è possibile. Lei, allora, innanzitutto la fideiussione, l'abbiamo detto più volte, non può bypassarla, cioè deve presentarla e richiedere l'anticipo. Due, dovete fare almeno una lezione entro il 1º maggio, di una delle, una, almeno una lezione rispetto agli interventi, alle attività finanziarie dal progetto. Su questo non possiamo derogare. Monica Castiglione ci chiede: entro il 1º maggio deve essere svolta una lezione, e fin qui ci siamo. Devono quindi essere svolte anche le attività propedeutiche alla selezione? E sì, l'abbiamo detto più volte. Può essere fatta una sola lezione e poi riprendere i corsi da settembre o è necessario continuare? No, no, no. L'importante è che si faccia una lezione, poi si può riprendere a settembre. Gabriella Goglio, Sor Gabriella, se l'esperto appartiene a un'associazione che abbiamo già inserito nel progetto in piattaforma, la selezione potrà avvenire come quella per gli esperti non appartenenti ad associazioni? Allora, qui Sor Gabriella, noi abbiamo semplicemente consigliato prudenza. Cioè, mi atterrei nella scelta, nel senso che pure se voi avete indicato, e questo il Ministero ce l'ha esplicitamente detto, un'associazione, un partner in sede di presentazione del progetto, comunque ci hanno detto che bisogna ripetere la selezione. Cioè, dovete ripetere la selezione e dovete farlo con tutti i crismi. Non vorrei dire o spingermi oltre il dovuto, però mi atterrei almeno per sommi capi a quelle che sono le procedure di evidenza pubblica, non volevo dirlo, ma lo voglio dire per prudenza, che sono dettate anche per le scuole statali per la scelta delle associazioni. Voi sapete quanto ci tengo a salvaguardare la nostra autonomia, però dai colloqui che ho avuto col Ministero
prima di noi sono loro ad essere preoccupati per questo aspetto. Per cui fate questo tipo di selezione con enorme prudenza. Se ho dei partner di progetto già indicati nel progetto che mi possono fornire gli esperti, posso saltare la fase di selezione? L'abbiamo detto no. Noi pensavamo che fosse possibile, come avviene in altri finanziamenti pubblici, no, bisogna rifarla. Queste slide è possibile riceverle, abbiamo già detto. Le slide, chiede Chiara Colombo, verranno caricate sul sito FIDE, già l'abbiamo detto. Poi abbiamo Marina Perlini. Il delta tra 79 euro, immagino, e il costo di straordinario va nella gestione della scuola, ma cumula sul 40%. Allora, no, non mi è chiarissima questa domanda, perché non c'è un cumulo in realtà. Allora, c'è una gestione del costo del personale, che se io pago il personale ad un costo inferiore, abbiamo detto che ricevo sempre 79 euro da progetto e il resto è acquisito dalla gestione della scuola. L'altro 40% ha la strada che abbiamo indicato prima e le due cose viaggiano in maniera parallela. Certo, anche il 40% è acquisito alla gestione della scuola, ma alle condizioni che abbiamo detto prima. Se il personale religioso non è dipendente della scuola, come potrà svolgere l'attività di formatore di tutor? L'abbiamo appena detto. Abbiamo detto che il personale religioso, quando non è dipendente, non riceve busta paga, perché ci sono anche dei casi in cui i religiosi sono a busta paga. Bisogna fare un tipo di selezione e trattarlo come un professionista esterna. Questo è quello che noi consigliamo. Un dipendente dell'ente, ci chiede Dino Leali, con funzioni di docente esperto, può essere inserito anche nel gruppo tecnico di lavoro? Grazie, certamente sì. Monica Varasi, anche il tutor deve lavorare in ore al di fuori dell'orario di lavoro suo di servizio? Sì, confermo. Anche i membri, anche i componenti del gruppo di lavoro devono fare la loro attività al di fuori dell'orario di lavoro ordinario. Antonietta Mucci ci chiede: i corsi per i docenti rilasciano solo attestati o certificazioni di lingua? Allora, questo l'abbiamo detto più volte anche nei seminari introduttivi, non si richiede che ci sia anche la certificazione linguistica, c'è un'attestazione che però deve appunto attestare un avanzamento nella conoscenza della lingua. E ancora Antonietta Mucci, i corsi per docenti possono essere fatti anche online. In questo caso, Marilisa, forse possiamo, perché c'è stato un aspetto che riguardava proprio l'attività fatta in presenza. Attività in presenza per gli alunni, per i docenti può essere fatta anche da remoto. Perfetto, ecco, allora abbiamo la risposta solo Antonietta. Marta Checchin, Sor Marta ci chiede: noi abbiamo chiesto l'intervento di due associazioni per la settimana delle STEM. Anche questo vedi sopra, quello che ho detto prima, Sor Marta, si può fare, però con estrema cautela e secondo le indicazioni che abbiamo dato prima. Dopodiché, queste associazioni hanno esperti con precise competenze pertinenti con quanto noi abbiamo bisogno. Va bene, come documentazione potranno bastare le fatture prodotte dall'associazione. Allora, Sor Marta, se voi date l'incarico ad un'associazione, dovete darlo con i crismi di cui abbiamo parlato prima. Mi raccomando, con attenzione. Ovviamente, se l'associazione è incaricata, cioè un ente giuridico, di svolgere questa docenza, anche, come devo dire, i documenti diciamo, della prestazione devono essere, le fatture devono essere emesse dall'associazione. Don Vittorio Bonati ci scrive: fino a quando non si fa la videoiussione non è possibile alla piattaforma, corretto? Sì, corretto.
Chiara Cavaliere ci scrive: ma se una scuola, nella nostra presidente del Veneto, ma se una scuola ha presentato progetto sia per potenziamento STEM che per potenziamento competenze linguistiche degli studenti, deve partire entro il 1º maggio con un percorso per tipo? O no, no, non è un percorso per tipo, basta iniziare o un percorso nella linea A o un percorso nella linea B. Lara Galimberti, entro il 30 aprile deve iniziare almeno un'edizione per entrambe le linee. No, 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 l'abbiamo detto prima, basta per una linea di intervento. Elisabetta Lucarelli, è previsto un modulo da riempire da parte dei partecipanti come era nel PON tipo modulo privacy? No, questo tipo di modulo non c'è e non c'è neanche nella documentazione per le scuole statali. Lo confermi, Marilisa? Non c'è un documento. Il DS è solo della scuola capofila, ma noi non abbiamo il DS. Noi abbiamo un coordinatore delle attività didattiche educative nelle scuole paritarie e mi raccomando, un coordinatore delle attività didattiche educative. Anna Chiara Ziviani, ma se siamo due scuole diverse, addirittura in due regioni diversi, che loghi metteremo? Quelli della scuola capofila. Allora, guarda, allora, chiariamo una cosa. Noi abbiamo la scuola capofila che è gestore del progetto, cioè che è il soggetto che ha i rapporti col ministero, gestisce la piattaforma e distribuisce anche, riceve anche l'importo, è quello che abbiamo consigliato noi, e lo distribuisce a secondo delle attività delle altre scuole. Rispetto al logo, io utilizzerei quello dell'ente gestore. Utilizzerei quello dell'ente gestore. Poi, laddove si fanno o si espletano, ad esempio, delle selezioni a livello di scuola non capofila, potete mettere tranquillamente sull'avviso il logo della scuola in cui si espleta quella selezione per quel tipo di attività. Donato Coricciati, vorrei una conferma sulla necessità del rispetto del requisito dello svolgimento dell'attività con modalità non commerciale e quali sono i riferimenti normativi o di prassi di cui fare riferimento. Questo ci può scrivere un'email e le rispondiamo volentieri, ma non è oggetto di questo intervento stasera perché stiamo nella fase successiva. Se si incarica Marina Stella. Se si incarica un'associazione per la formazione, si inserisce comunque la persona fisica come personale di progetto? Certamente, certamente si inserisce la persona fisica, giusto Marilisa, perché c'è nome e cognome del formatore e quant'altro. Sì. Beppe, scusami, ti fermo un secondo rispetto alla domanda precedente, perché alcune scuole hanno avuto l'assegnazione del contributo, pur essendo scuole commerciali, per cui potrebbero aver presentato anche il progetto senza che poi il Ministero abbia verificato la non commercialità o la commercialità. Io mi preme dire che questi progetti sono destinati alle scuole non commerciali, quindi chi ha presentato il progetto, pur essendo commerciale, e l'abbia anche approvato, che potrebbe essere un errore del Ministero, va contro una regola generale. Quindi bisogna fare molta, molta attenzione a procedere in tal senso, perché il bando è molto chiaro su questo. Le scuole non commerciali possono partecipare, le scuole commerciali non possono partecipare. Pertanto, scusami se ti ho interrotto, ma siccome ho notizia di qualche scuola che commerciale aveva assegnato il budget e probabilmente può essere che abbia anche presentato un progetto, è a loro rischio e pericolo, perché nel caso di un controllo verrà tolto tutto il budget, perché a monte il bando prevede scuole non commerciali. Confermatemi se dico stupidate o meno, ma mi sembrava una precisazione importante. No, assolutamente, anzi, grazie Paola, perché io non avevo questa notizia che scuole non commerciali fossero assegnatarie del finanziamento, però se è così, anzi dico di più rispetto a quello che tu dicevi, non solo è correttissimo, ma io invito la scuola a non andare avanti perché insomma corre il rischio di essere, come di aver revocato il finanziamento, ma di segnalarlo. Quindi assolutamente grazie Paola.
Andiamo avanti. Se si incarica un'associazione per la formazione, l'abbiamo detto ancora. Come si nomina l'organizzatore e in che fase? Marilisa, questo a te la risposta. Nella fase iniziale si va, quando andiamo ad inserire il personale, possiamo inserire anche l'organizzatore. Poi lo vedremo Dandogli. approfonditamente poi quando apriremo la piattaforma la settimana prossima. Sì, e ovviamente arriverà all'organizzatore l'invito alla email inserita per poter poi accedere. Ancora Chiara Cavaliere, il corso che inizia il 1º maggio può concludersi a settembre? No, assolutamente sì, l'abbiamo già detto. E i formatori di tutor saranno diversi per forza, Anna Chiara Zigliani? No, non riesco bene a capire la domanda, ma se si intende, se io posso avere due formatori diversi all'interno di una medesima edizione o attività, la risposta è positiva. Una persona può fare 15 ore, un'altra persona ne fa altre 15. Lo stesso vale per il tutor. Per semplicità gestionale, io vi consiglio di individuare una persona anche per le selezioni, però nel caso è assolutamente lecito. Monica Castiglione, se gli stessi alunni possono essere in più edizioni, ed ogni edizione deve avere 9 alunni, sono sufficienti i 9 iniziali? Allora, Monica, io direi lei si riguardi quello che ha dichiarato in sede di progettazione. Marilisa, correggimi se sbaglio. Innanzitutto cercate di mantenere quei numeri, poi non c'è nessun divieto al fatto che gli stessi alunni possono partecipare a più attività, ovviamente non contestuali, ma questo è il meno. Vado avanti, Silvia Angela Ferri. Buongiorno, quindi basta che entro il 1º maggio venga fatta una lezione in uno dei progetti inseriti. Confermo. Silvia Palumbo, un membro del gruppo di lavoro, può essere anche formatore? Confermo, certamente sì. Francesca Buset, avendo già individuato in parte progettuale le figure che seguiranno il progetto, docente interno e formatore esterno, è obbligatorio eseguire la procedura di selezione, se il leader da seguire è quello indicato da voi nel webinar, certamente sì, certamente sì. Tant'è vero che il Ministero ci ha detto che anche per i partner bisogna fare la procedura di selezione, a maggior ragione per le persone fisiche. Ancora Su Elisabetta. questo, l'ipotesi di tenere un tempo abbastanza risicato, cioè stretto, diciamo, per la selezione, questo può agevolare. Sì. Allora, uno può anche. Allora, abbiamo detto, Paola, di dare almeno 7 giorni, se Esatto. riusciamo. Per procedure di urgenza, la normativa generale parla anche di 3 giorni, la normativa generale. Però io mi terrei sui 7 giorni, perché quella, diciamo, sono i tempi standard, come ben sapete. Però sui 7 giorni le persone che già avete contattato, che già avete evidentemente consultato, saranno le prime che potranno fornire il curricula e poi potranno essere valutate. Tenete presente che per una, come devo dire, una procedura di evidenza pubblica dovete acquisire almeno 3 curricula, eh? Acquisite almeno 3 curricula che stiamo tranquilli. Dicevo Elisabetta Lucarelli, quindi nel personale di progetto vanno inseriti il tutor e il formatore, giusto? Sì, lo stiamo dicendo, che possono essere diversi nelle varie direzioni dello stesso modulo. Certo, assolutamente sì, Elisabetta, confermiamo. Uno studente può partecipare a più attività? Certamente. Irma Fumagalli, se il formatore è personale esterno, dovrà avere le credenziali per accedere, quindi il legale rappresentante deve fare una delega. No, non deve fare una delega, il formatore deve essere selezionato secondo i criteri che abbiamo detto. E poi, come diceva la dottoressa Pallante, all'interno della piattaforma sarà inserito quella persona come formatore e riceverà le credenziali per poter accedere. Quindi non è necessario, se si intende una delega formale, non è necessario. Fabrizio Rimoldi, una persona può essere formatore per un'edizione e tutor per un'altra? Certamente sì. Don Vittorio ancora, posso svolgere il progetto per gli alunni in orario scolastico?
Certamente sì, ma come mi comporto per il pagamento del tutor esperto che ho scelto all'interno della mia scuola? Sono tutte a 24 ore, ma durante il progetto vanno a 26 ore alla settimana e le 2 ore le pago come straordinarie. Grazie, Don Vittorio. No, guardi, Don Vittorio, allora, questa è una questione. Intanto, grazie per la domanda che ci permette di chiarire, però le ore che sono svolte per le attività devono essere considerate orario fuori dall'orario di lavoro. Quindi fate in modo di fare le lezioni o quando questa persona c'è il giorno di riposo, oppure se lo fa, documentati, uno, il pagamento per il corso all'interno della busta paga, due, riconoscete i permessi retribuiti a questa persona per il numero di ore che hanno fatto in aula. Questo è un aspetto inderogabile e fondamentale per l'ammissione al finanziamento. Silvia Innocenti. Aziende a cui conferiamo formazione sistema, su cui dobbiamo stare attenti. Silvia, io non mi dilungo oltre, ci sono ritornato varie volte su tutta la procedura, applicando sul tipo di quella di evidenza pubblica. Non voglio dire del codice dell'appalto, ma molto vicino. Se avete informazioni di scuole statali, dovete farlo molto simile alla loro. Questo ci è stato consigliato dal Ministero e io riporto questa informazione. Cristina Rondini, buonasera, scusate, magari la banalità della... Potreste... No, non ci sono domande banali, magari le risposte. Potreste spiegare quali titoli sono richiesti ai formatori e qual è il tutor? Grazie. Guardi, i titoli che sono richiesti sono quelli indicati nelle istruzioni operative, quindi sono molto chiari e noi a titoli semplificativi li abbiamo messi in nota anche nel documento di selezione che abbiamo preparato e che potete scaricare, però queste informazioni sono presenti nelle istruzioni operative, che adesso non abbiamo il tempo di rileggere. Paola Banaudo, se nella scuola capofila è presente un delegato con procura del legale rappresentante dell'ente, può essere il legale rappresentante per le funzioni del PNRR? E se sì, quando e dove avviene questo passaggio di funzione? Qui, Marilisa, io la lascio a te, ma io penso la cosa più semplice sia quella di conferire al delegato il ruolo di organizzatore. Sì, perché è una delle funzioni più importanti insieme a quella del legale rappresentante e del coordinatore. Ma qui forse ne sapete più voi come scuole di me, forse la questione poteva essere risolto ab inizio. Cioè nella registrazione, nell'area riservata del procuratore. Però io credo che adesso sia risolvibile solo conferendo il ruolo di organizzatore. Marilisa, confermami se. Sì, l'organizzatore svolge tantissime funzioni, quasi alla pari del legale rappresentante, tranne per le funzioni iniziali e finali. Ancora Chiara Cavaliere, gli incarichi di docente e tutor per personale interni vanno inseriti in busta paga, ma la stringa sarebbe troppo lunga con i 12 progetti. Possiamo mettere un sintetica straordinario PNRR? Se, no, 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 straordinario, dovete mettere docenza e allungate la stringa, non so come dire, però più chiari siete, più tranquilli siamo. Almeno il codice progetto dovete metterlo. Io metterei docenza PNRR STEM e mettete il codice progetto. No, anche per il gruppo di lavoro abbiamo detto prima, deve essere al di fuori dell'orario ordinario. Federica Zucchi, come si fa a livello pratico ad autorizzare alla compilazione della piattaforma l'organizzatore? L'abbiamo detto prima. C'è l'inserimento del nome e cognome, arriva una email con le credenziali di accesso all'organizzatore. Io vi pregherei di fermarvi con le domande perché altrimenti non riusciamo. Poi cercheremo ovviamente anche di rispondere e ci sarà una sezione nell'area riservata anche delle FAQ. Domanda su doppio finanziamento. Se il progetto viene svolto in orario di lezioni, ma fuori orario del docente, il contributo di parità non costituisce doppio finanziamento? No, non costituisce doppio finanziamento.
Maria Pia Valla, la professoressa Valla, può l'organizzatore assumere anche un altro ruolo, ad esempio far parte del gruppo di lavoro? Sì, ma professoressa Valla, il ruolo di organizzatore è unicamente finalizzato alla gestione della piattaforma, non è un ruolo operativo o di progetto. Lucia D'Abbicco. È possibile delegare qualche altra figura, per esempio il nostro direttore amministrativo, che in questo modo potrebbe gestire più agire? Sì, certamente sì. Ritorniamo al discorso dell'organizzatore. Francesca Maria Crippa, se non si chiede l'anticipa, e no, no, non c'è questa opzione, non è prevista. Salvatore Ghezza, come dare accesso al portale futuro alle figure organizzatorie? Ma l'abbiamo detto più volte. Lorenzo Salvoni. Su indicazioni precedenti abbiamo già avviato alcune attività a marzo. No, 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 no. Non è ammissibile alcun costo prima dell'avvio e della registrazione delle attività in piattaforma. Mi dispiace, non so chi le ha dato queste indicazioni, ma non sono corrette. Matteo Mennini, si parlava di gruppo di lavoro. Immagino si facesse riferimento al gruppo di lavoro tecnico previsto dall'avviso, certamente. Nel caso di una rete di scuole in capo ad un unico gestore, il gruppo tecnico deve essere formato da docenti della sua scuola capofila? Allora, guardi, il gruppo di lavoro, questa è una cosa su cui abbiamo battuto tanto perché per la realizzazione di questi progetti, ma anche per quelli del PON, per la prima volta sono previsti dei soldi per i gruppi di lavoro. Qui proprio mi invitate a nozze. Secondo me l'attività del gruppo di lavoro può davvero cambiare, sviluppare meglio il futuro della scuola, perché permette di creare un pensatoio all'interno del quale le diverse professionalità si confrontano per dare un futuro migliore alla scuola e pensarla da qui a 5-10 anni e addirittura ci pagano pure per svolgere questo ruolo. Quindi per i gruppi di lavoro, fermo restando le procedure che abbiamo detto di designazione, di incarico, eccetera, potete formarli come ritenete più opportuno, magari qualcosa a livello scolastico per la situazione locale, ma anche un gruppo di coordinamento di un secondo livello a livello scolastico. L'importante è come voi andate poi a designare i gruppi di lavoro e come vi riunite, ma fare una riunione di gruppi di lavoro oppure di insegnanti appartenenti a scuole costituiti tutti insieme, cioè con tutte le scuole della congregazione per intenderci, anzi io penso sia un valore aggiunto. Non so se sono stato chiaro, spero di sì. I documenti di avvio vanno inviati su carta intestata e forma digitale? Certamente sì. Irma Fumagalli, nel caso ci fosse la necessità di modificare qualcosa nella proposta progettuale, ad esempio sostituire un corso con un altro, modificare il numero delle lezioni, Marilisa, tu che cosa dici? Sì, perché è un valore medio e quindi noi possiamo magari decidere se avevamo presentato un progetto da 30 ore, possiamo ridurlo magari a 20 e fare due edizioni, purché l'ammontare sia sempre poi quello, come dire, non cambiano il totale delle ore. Quindi attivare Perfetto. due edizioni. E nella sostanza spendete tutto il budget, perché uno degli obiettivi del Ministero è quello di spendere tutto il budget oltre a raggiungere i target. Quindi al Ministero non toccate il fatto che dovete spendere il budget perché non vede bene il ritorno indietro dei soldi. Due, è che dovete impegnare nella formazione tutti i numeri e i partecipanti che avete indicato. Queste sono due cose che a loro fa talmente piacere che insomma noi siamo contenti di accontentarle, cioè spendere tutti i soldi e formare le persone. Marta Pellegatta, è possibile modificare in parte i componenti del gruppo di monitoraggio, inserendo ad esempio una segretaria che non avevamo previsto nella stesura del... Sì, certamente sì. Giovanni Aliberti, docenti. Abbiamo docenti a tempo determinato con contratto in scadenza a giugno. Qualora il progetto dovesse proseguire a luglio, si dovete procedere al prolungamento del contratto. Marta Pellegatta, e in ogni caso come funzionano le modifiche di progetto? L'ha appena spiegata la dottoressa Pellante. Rebecca Boninsegna, non è chiaro come devono essere rendicontate le attività tecniche del gruppo di lavoro per l'orientamento e il tutoraggio.
L'abbiamo appena detto, non c'è una vera e propria rendicontazione sui documenti contabili. Dovete espletare al meglio quelle procedure che abbiamo indicato e, se vi fa piacere, utilizzando la modulistica che noi consigliamo. Giovanni Aliberti, studenti, abbiamo un progetto che partirà ora, ma che sarà prolungato fino a maggio 2025. Sarà possibile aggiornare l'anagrafica a settembre? E qui state attentissimi, l'anagrafica si può aggiornare. Però c'è un numero percentuale minimo di ore di partecipazione che dà vita all'attestato. Se non raggiungete quel tipo di frequenza, perdete il finanziamento. Quindi fate attenzione, se non sbaglio, Marilisa, è il 75% delle ore di frequenza. Graziella Giglia, scusatemi, probabilmente avete già risposto alla domanda, ma mi sono collegato in ritardo. Ho visto entro quando devono avviare i percorsi formativi, entro il 1º maggio. È obbligatorio, certo che è obbligatorio. Marta Pellegatta, più modifiche intendo anche del contenuto dei corsi perché i tempi sono andati più lunghi del previsto. Allora, guardi, sui contenuti io mi sentirei abbastanza tranquillo, non so se sei d'accordo, Marilisa. L'importante però è che siamo all'interno delle tematiche del bando. Sì, perché possiamo aggiungere altri contenuti alla descrizione. Viene riportato quello che abbiamo, come dire, riportato nella presentazione, però poi aggiungiamo. L'assunzione in bilancio non compare nell'elenco dei documenti necessari all'avvio del progetto. Voi avete idee di dove va messo? Certamente, lo dicono, c'è la guida, dice una volta caricati i progetti si apre la possibilità di caricare l'assunzione al bilancio. E credo sia l'apertura effettiva anche della piattaforma, anche se purtroppo non lo possiamo provare in questo momento. Alessandro Radaelli ci scrive: il personale selezionato quest'anno, l'anno prossimo potrebbe cambiare, come si fa? E questo dovete tenerne conto di un eventuale turnover. Le procedure per Luisa Berti, cioè un consiglio è se riuscite, per chi ha questo tipo di problema, di concludere cioè quelle attività entro l'anno. Se non è possibile, è meglio iniziare qualcosa che chiudete quest'anno, ma poi riprenderlo. Cioè, riniziare qualche altra attività a settembre. Ecco, purtroppo il turnover, insomma, dobbiamo farci i conti. Scusami Giuseppe, su questo ti faccio una domanda. La selezione che io faccio oggi per la scelta di alcuni docenti, la posso riaprire nel momento in cui appunto ci fossero dei cambiamenti di docenti, eccetera? Perché o è meglio, diciamo, tra le varie figure che abbiamo selezionato, tenere dei curricula aggiuntivi in modo che in caso di recesso di qualche contratto, modifica di qualche docente, si abbia diciamo, un pacchetto di eventuali possibili docenti da cui attingere. No, allora c'è un vincolo, possiamo definirlo, di destinazione, come in tutte le procedure di evidenza pubblica. Se io faccio una selezione per il percorso STEM, in questo caso io posso fare, diciamo, per queste edizioni vado a selezionare i formatori. Per quei percorsi STEM dichiarati nell'avviso, se mi viene bene il primo in classifica, certamente posso attingere al secondo in classifica, e questa è normativa generale. Se invece io questo docente lo voglio fare per un percorso che io non avevo indicato nell'avviso, io devo fare una nuova selezione. Non so se Paola sono stato chiaro. Le procedure per la selezione saranno presenti nella modulistica da inserire sul sito. Luisa Berti, Luisa, può metterlo anche l'avviso in bacheca, non necessariamente sul sito. Se vuole lo può mettere sul sito, ma non è prescritto, diciamo. Graziella Giglia, una lezione del 1º maggio, no, l'abbiamo detto più volte, basta una lezione di una tipologia di attività. Noi abbiamo Maria Cristina Colombo, noi abbiamo progettato vari interventi sulla linea A e un intervento sulla linea B. Non l'abbiamo già detto prima, Barbara Alessandrini, una lezione, no, Barbara, basta una lezione dell'intero progetto, di una delle attività del progetto del 1º maggio. Andrea Frangi, se ho diversi progetti,
Devo entro il 1º maggio fare 15 lezioni? No, l'abbiamo già detto. Bisogna avviare il progetto, anche se ci sono attività svolte in diverse scuole d'Italia. Non è che ogni scuola deve avviare entro il 1º maggio, è il progetto che deve essere avviato entro il 1º maggio. Alessandro Radaelli, oltre alla selezione del personale, dobbiamo anche iscrivere gli studenti, evidentemente. Sì, bisogna iscrivere gli studenti, ma abbiamo detto che non ci sono procedure particolari nella scelta degli studenti. Qualora si utilizzano docenti interni come tutor ed esperti, vi è l'obbligo della presentazione da parte degli stessi dei CV prima che la scuola produca la lettera di incarico? Sì, l'abbiamo detto, l'abbiamo visto nello schemetto che poi sarà a vostra disposizione. La lettera di incarico va siglata dalla legale rappresentante o può essere un documento del collegio dei docenti? Guardi, la lettera va siglata dalla legale rappresentante. Insomma, anche per la natura giuridica che noi siamo, noi sappiamo che il responsabile della gestione delle scuole paritarie è il legale, è il gestore nella figura, nella persona del legale rappresentante. Mauro Giacomazzi, se i partecipanti di una edizione da progetto sono 10, significa che 10 allievi insegnanti devono essere tutti presenti a tutte le ore della formazione della specifica edizione. Sì, io metterei, abbiamo detto, qualche persona in più. Emanuela Schiavon, se nella piattaforma abbiamo dichiarato un ente giuridico e si preferisce non coinvolgerlo più, lei forse intende dire una scuola, Emanuela, cioè l'ente giuridico è l'ente che presenta il progetto. Se una delle scuole in cui si prevede attività non la svolge, possono essere svolte da altri. Giuseppe Sordelli, sui moduli viene chiesto di riportare il codice locale di progetto. Dove si trova? Marilisa, forza tocca a te. Dove c'è il codice di progetto? Te l'avevo detto di farlo vedere. Hai il microfono spento? Sì, adesso ce l'ho. Nella parte iniziale, quando nella stringa lo troviamo il codice locale di progetto a metà della videata. Se entriamo nella piattaforma, ritroviamo anche il codice locale di progetto e si identifica con la parte finale P, che è uguale per tutti, e un codice numerico di 5 cifre. In particolare, Marisa, correggimi, ma io non ho, laddove c'è la stringa che c'è scritto autorizzato, c'è anche questo codice, giusto? Sì. Perfetto. Antonio Molon, per la dichiarazione sul titolare effettivo, se nel caso della fondazione ha più soci fondatori, c'è sì, c'è possibile di inserire più moduli. Di mettere più volte, cioè di replicare la tabella, ma è scritto nel modulo stesso. L'esperto formatore può essere il medesimo in due plessi? Sì, purché siano fatti in momenti diversi, ovviamente, è banale dirlo. Giovanni Aliberti, docenti, come bisogna comportarsi se il docente interno incaricato quest'anno dovesse andare via il prossimo anno, e l'abbiamo detto un po' prima, qui io cercherei di concludere l'attività se ci sono questi tipi di problemi entro, insomma, entro quest'anno, prima che vada via, ecco. Salve, entro il 1º maggio è possibile avviare una prima lezione del percorso formativo? Sì, l'abbiamo detto. Manuela Lanin. Manuela, noi rispetto alla linea di intervento A abbiamo previsto un progetto di orientamenti e uno di potenziamento. No, non deve partire con entrambi i progetti. Paola Banaudo, il team progetto individuato, definito, dovrà essere pagato in busta paga con il 40%? No, 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 Paola, assolutamente. Cioè, guardi bene il formulario e vedrà che c'è un budget dedicato proprio al gruppo di lavoro. Il 40% abbiamo spiegato, si riguardi questa registrazione e segua le nostre indicazioni, mi raccomando, non commetta questo errore. Silvia Amato, buon pomeriggio, abbiamo due partner iscritti nel progetto. La pubblicazione deve essere della selezione sempre 7 giorni prima, si consiglio assolutamente in questo caso sì, nell'individuazione di soggetti giuridici. Anche i costi per esperto esterno possiamo accordarci in maniera diversa rispetto ai 79 euro? Bella domanda, Silvia, certamente sì. Di nuovo la professoressa Vallo, avendo molti docenti a tempo determinato, è opportuno non vengano inseriti nel gruppo di lavoro, è corretto?
No, allora, professoressa Vallo, nel gruppo di lavoro possono essere inseriti. L'importante è che se sono interni, le attività siano documentate nei report in presenza, cioè in costanza di rapporto di lavoro. Cioè, se questo docente finisce a giugno, ma poi a settembre è ricontrattualizzato, può essere parte del rapporto di lavoro, solo che il report e i verbali devono essere temporalmente coincidenti quando lui è assunto. Silvia Innocenti, per la primaria a tempo pieno i corsi per alunni si possono fare, l'abbiamo detto più volte, Antonio Molon, per usufruire della convenzione, come si ci deve muovere? Molto semplice, Antonio, vada sul nostro sito o sul sito del CDO, nella sezione del sito dove c'è il PNRR. Ci sono le condizioni di polizza, contatti lei direttamente il broker che già è informato e si qualifica come tesserato CDO o come FIDAE e lui applicherà le condizioni che abbiamo visto di polizza. Leopoldo Cavadini, se si decide selezione interna, bisogna comunque renderla pubblica all'esterno. Sono sufficienti eventualmente sito web, ma se fate una selezione interna mettete nella bocheca della scuola e avete assolto tutti gli obblighi. Graziella Giglia, le procedure di selezione si possono fare in tempi differenti? Sì, certamente, voi potete fare una selezione per un percorso e un'altra selezione la fate a settembre. L'importante è che la espletiate prima dell'attività. Vito Antonio Don Vito, anche per le scuole paritarie al momento del pagamento devono acquisire la dichiarazione del titolare effettivo in caso di persone giuridiche societarie e non che svolgono attività di formazione? Certo, Antonio, questa è anche una bella domanda molto pertinente. Nel momento in cui voi conferite, ecco perché sono molto, come devo dire, attento nel consigliare di non dare incarichi a persone giuridiche. In questo caso voi dovete raccogliere anche in quel caso la dichiarazione di responsabile del titolare effettivo. Perché? Perché la dichiarazione sul titolare effettivo, come voi sapete meglio di me che vi occupate di amministrazione, è una dichiarazione antiriciclaggio. Quindi se voi pagate delle persone giuridiche dovete acquisire questa dichiarazione, oltre a quella sul conflitto di interessi. Per la fiduzione, come contattare il broker fide? L'abbiamo già detto. Per il gruppo di lavoro il pagamento può essere considerato straordinario anche in busta paga, anche se l'abbiamo detto più volte, questo sì. Gabriella Goglio, ogni scuola dell'ente gestore può lavorare su piattaforma oppure solo la scuola capofila? No, abbiamo detto che nel momento in cui sono assegnate le idee, cioè sono assegnati i ruoli, anche delle altre scuole si può assegnare un ruolo di organizzatore per le altre scuole. E quindi il coordinatore di quella scuola o la persona che è delegata in quella scuola entrerà in piattaforma, altrimenti sarebbe impossibile assolvere i registri, per esempio, quindi si darà il ruolo di organizzatore ad una persona, il ruolo di formatore inevitabilmente è quello di tutor. Giusto, Marilissa, ho risposto bene? Sì, benissimo. Per quanto riguarda la pubblicità, non ho ben capito cosa dobbiamo fare con quale tempistiche. Allora, per la pubblicità, voi dovete rendere esplicito questo finanziamento sul sito, sulla bacheca della scuola. Noi abbiamo fornito o forniremo due possibili modelli, sia per la targhetta come avviene per il PON, sia come format di dichiarazione di avvio che potete mettere sul sito e nella bacheca della scuola. Stefano Pelizzoni, nella compilazione della piattaforma, la funzione di essa, chi corrisponde se non è quella del coordinatore? Come può questa agire? E no, allora, dobbiamo chiarire una cosa. Il problema dei ruoli e delle funzioni ce l'ha avuto prima di tutto il Ministero. Quindi, quando avete visto lo schema della dottoressa Pallante, DS non considerarlo vuol dire legale rappresentante. Noi dobbiamo considerare il legale rappresentante. Il DS per noi non esiste. Sono le figure equivalenti di rappresentanza dell'istituzione nel settore privato e nel settore statale. L'organizzatore può far parte del gruppo di lavoro? Certamente sì, grazie, è una funzione diversa. Abbiamo detto che l'organizzatore è un aspetto che riguarda solo la piattaforma. Carla Polenta Rutti,
No, guardate, ci dobbiamo fermare purtroppo con le domande perché altrimenti qui mi dicono che stanno chiudendo il palazzo, perché poi alle 7 bisogna uscire dalla cosa. Mi ero distratto, ma sono le 7 passate. Quindi chiedo davvero scusa, ma avremo possibilità, come abbiamo detto prima, di ripetere a breve un nuovo webinar. Perché nel momento in cui si apre la piattaforma. Ci diamo, prego, Grazie, insomma. vi tengo in ostaggio, a noi chi ci aiuta? Poi dovrò dormire. No, non è il caso che dorma lì in Questa fida. potrebbe essere un'idea, li teniamo lì fermi e devono solo rispondere alle domande sul PNRR. La liberiamo. Noi vi Grazie mille. ringraziamo tutti, ringraziamo la partecipazione, ma vedo che anche i partecipanti a questo punto sono usciti diversi perché ovviamente abbiamo superato ogni limite orario, siete stati bravissimi e pazientissimi e allora arrivederci a breve a tutti. Grazie anche alla CTO per aver partecipato attivamente e a tutti quanti. Grazie Marilisa, grazie dottor Maffeo. Arrivederci. Grazie, arrivederci.